Arriva l'estate e puntualmente cresce l'uso delle due ruote proprio per far fronte al grande caldo. Purtroppo però cominciano ad arrivare anche gli incidenti. Intorno alle 13:15 della notte il conducente di una moto di grossa cilindrata ha perduto il controllo del mezzo ed è finito violentemente sull'asfalto. L'incidente si è verificato a Castellammare del Golfo sulla strada Porta Fraginesi, altrimenti nota come via Madonna delle Scale. L'uomo, un 36enne titolare di un noto ristorante della cittadina, aveva concluso la sua lunga giornata di lavoro. Poi, a causa di una distrazione o di un animale che ha attraversato la carreggiata o della scivolosità della sede stradale, il centauro è caduto rovinosamente a terra senza il coinvolgimento di alcun altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale della cittadina del Golfo. Il 36enne riusciva a respirare autonomamente, ma era in stato di incoscienza. Presentava un esteso trauma cranico. Poco distante dal malcapitato è stato ritrovato il casco. Sull'asfalto pochi segnali e pochi danni anche alla moto, una Ducati Monster. Trasportato d'urgenza alla Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, il ristoratore è stato intubato, sedato e quindi posto in coma farmacologico. In mattinata è stato invece sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa. La prognosi ovviamente è riservata e le condizioni dell'uomo appaiono alquanto gravi.